Salve a tutti ragazzi, oggi sono qui per mostrarvi i replay e per parlarvi del torneo YugiTuber King of Speed Duel che ho giocato recentemente con appunto altri YouTuber. E oggi andremo a vedere i replay delle partite che ho giocato e vedremo se ho vinto o no, che posizione ho fatto e che mazzi ho potuto usare. E questi sono i premi che non vi ho mostrato nel video precedente in cui annunciavo la mia partecipazione al torneo. E questi sono i premi, sono bellissimi, è un trofeo che ha fatto fare l'organizzatore del torneo, che vincerà solo il primo classificato, e poi c'è questo tappetino, anch'esso bellissimo, che vinceranno il primo classificato insieme al tappetino e vincerà anche il secondo classificato, quindi avremo uno di questi due in caso si raggiungesse la prima o la seconda posizione. E quindi ci teniamo appunto a fare un risultato almeno per seconda posizione, almeno arrivare in finale. E questa è la lista che mi è stata assegnata come primo mazzo da utilizzare, naturalmente non l'ho potuto cambiare, e sono le fate che adesso vi andrò a mostrare. La prima carta è Keldo. Il soffietto dice che quando viene distrutta in battaglia e mandata al cimitero possiamo scegliere due carte nel cimitero dell'avversario e mischiarle nel suo mazzo. Può essere utile contro certi mazzi che andremo ad affrontare, come per esempio XYZ, che utilizza anche Mossa del Cimitero per fare l'evocazione tramite fusione e altre carte, altri mazzi che sfruttano il cimitero. Poi abbiamo Mudora, che ha delle stats interessanti, ovvero 1500-1800, che per un formato in cui ci sono solo 8 mazzi precostruiti può essere utile. E nonostante abbia già delle stats interessanti, guadagna 200 per ogni fata che abbiamo nel cimitero, quindi molto interessante. Poi abbiamo Zolga, quando viene utilizzata per un'invocazione tramite tributo, noi guadagniamo 2000 life point e anche un 1700 d'attacco, quindi rottissima per questo tipo di mazzo, che appunto punta a guadagnare il più possibile life points. Poi abbiamo Kelbeck, che può essere un'auto interessante ai mostri dell'avversario, siccome dice che facciamo tornare il mostro che ha attaccato questa carta in mano al nostro avversario. Poi abbiamo Skill Angel e Flip, pesca una carta, semplice. Poi abbiamo Parshat, molto interessante, perforante, se fa danno pesca una carta, molto interessante da evocare per il nostro tributo. Poi abbiamo Creatura Umida, se utilizziamo il suo effetto, che difficilmente potremmo andare a utilizzare, tributando tre mostri per evocarlo, distruggiamo tutte le magie trappole del nostro avversario. Molto forte come effetto, però non penso che andremo mai ad utilizzarlo. Poi abbiamo Angelo Guardiano John, e quando distrugge un mostro guadagniamo attacco pari all'attacco del mostro distrutto. Molto carina anche questa. Poi abbiamo Angelo 7. E se questa carta viene evocata tramite tributo, il nostro avversario non può attivare effetti di mostri. Più che per il suo effetto, probabilmente in questo formato è forte con Valhalla, visto che Valhalla è la carta chiave del mazzo, nonostante ci abbiamo solo in 1 per, perché appunto siamo obbligati a usare mazzi precostruiti, e Valhalla ci fa evocare molto facilmente mostri fatti anche di livello più alto, siccome se non controlliamo mostri possiamo evocare specialmente un mostro fatto dalla nostra mano. Poi abbiamo Alchimista Dimensionale, guadagna 500 d'attacco bandendo la prima carta del nostro deck, e quando viene mandata al cimitero possiamo prendere una di quelle carte bandite. Poi abbiamo Bonzo Solitario, può essere evocata specialmente se non controlliamo mostri in attacco, e ha delle statistiche davvero esigue. E quindi lo useremo principalmente magari per evocare carte come Parshat, visto che abbiamo un'evocazione speciale, poi possiamo subito tributarla. Poi abbiamo Nobiluomo dello Scambio per distruggere i mostri copriti del nostro avversario. Sepoltura Sciocca per levarci carte dal mazzo inutili che magari non vogliamo vedere in un certo momento, oppure per andare a bussare Mudora, visto che guadagna 200 attacco per ogni fatta che abbiamo nel grave. Poi abbiamo Chestnut of Dagla, le nostre fate guadagnano 500 e quando infliggono danno guadagniamo quell'ammontare di life points. Poi abbiamo Ciclone Cosmico, paghi 1000, bandisci una magia trappola sul terreno, molto buona visto che nei Battle City Box in sé sono uscite poche carte per levare magie trappole e noi ne abbiamo una. Poi abbiamo Waboku,
non prendiamo danno, i nostri mostri non vengono distrutti in battaglia per il turno in cui lo usiamo. Fune di fuga. Scartiamo la nostra mano quando il nostro mostro viene distrutto. Il mostro viene resuscitato e il mostro ha guadagnato 100 d'attacco. Carina se in situazioni disperate, se vogliamo che un nostro mostro sopravviva. Abbiamo drop off. Quando il nostro avversario pesca per la sua drop phase, noi gli scartiamo una carta. E infine Lost Wind. Dimezziamo l'attacco e neghiamo gli effetti di un mostro controllato dal nostro avversario, evocato specialmente. Molto buona per risolvere alcune cose come appunto XYZ o qualsiasi, o anche bestie mascherate, qualsiasi cosa viene evocato specialmente. E può essere riutilizzata, si setta da sola quando il nostro avversario evoca specialmente dal suo extra deck. Andiamo a vedere e commentare i match che ho giocato durante questo torneo. Il primo contro cui andiamo a giocare è CyberKnight, che probabilmente è lo youtuber con più iscritti su questo torneo che sta giocando. Quindi è molto bello per me poterci giocare insieme, anche se non ci conosciamo, comunque è un big di YouTube ed è su da tanto tempo. E andiamo a vedere che cosa sta giocando anche lui. Ha 21 carte nel mazzo, quindi probabilmente nel suo mazzo c'è una divinità, visto che tutti i mazzi, credo, a parte forse uno, hanno 20 carte. Quindi si sta giocando la skill Spell of Masks. Quindi, nascondiamo le mani. Quindi probabilmente ha una divinità nel suo mazzo, visto che sono state assegnate ai giocatori una divinità, a tre giocatori casuali. Lui parte con una partenza molto solida, settando 3 carte. Anche noi comunque replichiamo bene e con Mudora andiamo a picchiare, che dovrebbe avere un altro attacco, però lui comunque ha 1800 di difesa, quindi anche lui si para bene. Noi abbiamo la nostra skill che ci fa evocare un mostro dal cimitero e Fata e ci fa guadagnare life point pari al suo ammontare, quindi buona se si vuole stallare in qualche momento, se vuole avere dei mostri da usare per evocare tramite tributo. Lui qua ci va abbastanza safe perché usa un solo mostro per attaccare e noi abbiamo coperti Lost Wind e Rope of Life, quindi ancora niente che possiamo usare. Uso Rise of the Fallen, la mia skill, per avere una certa difesa. Setto 1 e aspetto che qualcosa per tornare mi salga, qualcosa per controattaccare. Noi picchiamo il mostro coperto, Scale Angel, semplicemente pesco uno, trade uno per uno. Lui continua a tenersi le carte in mano, setta uno, consolida le sue difese per bene. E noi abbiamo Kelbeck, quindi il suo mostro verrà fatto tornare in mano, quindi un problema in meno. Andiamo di Parshat, che andrà sopra il suo 1800 e ci farà pescare uno in caso l'attacco vada, e l'attacco va, quindi il nostro avversario prende 100, CyberKnight prende 100 e noi peschiamo 1. Continuiamo a macinare il nostro mazzo. Prende Opticlops, lo lascia in attacco. Gioco Zolga e lui ci fa maschera della debolezza, quindi il nostro Parshat perde 700 in attacco. Picchiamo il mostro settato per vedere che cosa nasconde ed è Muro dell'illusione, quindi anche il nostro mostro verrà fatto da noi in mano. È una battaglia molto allo stallo per vedere chi alla fine uscirà con la mossa decisiva. Gioca Maschera della Brutalità, quindi il suo mostro guadagna 1000 d'attacco e per ogni standby phase lui deve pagare 1000, altrimenti maschera viene distrutta. Picchia Kelbeck, non gli interessa niente, vuole solo levarlo e il suo mostro viene fatto tornare in mano. Noi prendiamo 1800, che comunque non sono così gravi visto che continuiamo a guadagnare life point. Peschiamo l'ennesima carta e riusciamo finalmente a giocare il nostro Valhalla. Quindi evochiamo Joan, grossissima, ripeto, il suo effetto dice che guadagniamo 1800 life point, guadagniamo life point pari all'ammontare dell'attacco del mostro che lei ha distrutto. Lui continua a coprire carte, probabilmente non trova le bestie mascherate da evocare. Io voglio assolutamente arrivare Muro dell'illusione perché è una carta molto fastidiosa, quindi non mi importa se fa tornare in mano la nostra Joan. Lui setta un altro mostro, non è proprio nulla.
Continuiamo a picchiare direttamente. Limite di carte in mano è 6, quindi sono sempre riuscito a tenere le 6. E noi vinciamo il primo game, quindi si va al secondo. Non aveva assolutamente niente, ne abbiamo continuato a picchiare come dei fabbri. Ci fa partire secondi, probabilmente. Mi viene da dire che non giochi troppo il gioco perché appunto si parte spesso secondo in questo gioco, soprattutto quando non sai cosa hai nel tuo mazzo o comunque hai bisogno di vedere determinate carte. Lui va aggressivo, va subito aggressivo, non vuole ripetere l'errore probabilmente dello scorso game e comincia a picchiare. T-set e passiamo per vedere un attimo la situazione. È Mudora, quindi questo turno siamo salvi. Entrambi continuiamo a cercare carte per vedere come si potrà evolvere la situazione. Mudora adesso è un 1700 attacco perché abbiamo Angelo Scheletrico nel nostro cimitero, quindi è 1700. Rovine diffuse, quindi può distruggere un nostro mostro con l'attacco superiore, il mostro con l'attacco più alto sul nostro terreno, e se è un pareggio invece sceglie lui, ha scelto Mudora, e adesso usa Bark of Darklore, quindi ci diminuisce l'attacco di uno dei nostri mostri se combatte con un demone per 100 pagando life point, quindi adesso io ho usato Rope of Life perché avevo queste carte in mano e non erano assolutamente utili. Preferivo avere qualcosa per tenermi il prossimo turno perché se non riuscivo a tirare giù queste carte avevo una mano veramente pessima. Quindi ho probabilmente preferito buttare via tutto e continuare comunque la Battle Phase che comunque non era male. Attenzione per preparazione dei rituali, quindi riesce ad accedere a Bestia Mascherata e alla sua carta per evocarlo tramite rituale. Forse lo farà questo turno, infatti mette due cimitero per evocare Bestia Mascherata. E noi abbiamo solo Zolga, probabilmente. Sì, abbiamo solo Foolish qua per bluffare. Quindi peschiamo. È un Valhalla, quindi dobbiamo aspettare. Però ci viene in aiuto la nostra skill, sempre utile. Qui evochiamo Mudora e non Zolga, che potrebbe esserci utile per altre cose, perché se avesse trovato un mostro con più di 1200 attacco avrebbe potuto attaccarci con Bestia Mascherata e lì la partita finiva. Foolish Burial per levarci carte che non vogliamo pescare. Infatti qua troviamo Kelbeck, quindi un out importante per la Bestia Mascherata ed è probabilmente l'unica out che ho nel mazzo, oltre a Vento Perso. Poi abbiamo Valhalla, quindi stiamo aspettando un mostro importante da evocare. Comunque abbiamo già scartato due mostri importanti, quindi dovremo aspettare un po' probabilmente. Nobiluomo, molto fortunato, devo dire. Ci ha levato una carta davvero fastidiosa, visto che noi stiamo aspettando la nostra giocata finale e questo qua può levarci il mostro che andremo a evocare. Lo chiamo Valhalla perché abbiamo trovato Angelo 7, quindi 2500 attacco, lui ha esattamente 2500 life point, vediamo se ha qualcosa per salvarsi. Ha maschera della debolezza, ma non so se per levarci 700, quindi adesso sopravvive, ma non so se il prossimo turno avrà qualcosa ancora per fermarci. E invece niente, non aveva assolutamente nulla, tre carte mattone, tre carte inutili da usare. La sua skill sarebbe stata più forte, sarebbe stata forte se non avessimo rimbalzato con Kelbeck la sua bestia mascherata, perché la sua skill dice che quando la bestia mascherata viene distrutta può evocare un Desgardius da ovunque, quindi è stato davvero importante giocare quel Kelbeck piuttosto anche di Vento Perso o altro. E quindi questo è tutto per il round 1. Adesso assorbiremo le carte che poteva utilizzare il nostro avversario, tutte le carte che utilizzava, e quindi le potremo includere anche nel nostro mazzo.
Questa che vedete è la seconda lista del torneo che andrò ad utilizzare e utilizziamo appunto le carte di Cybernet, visto che abbiamo vinto, e passiamo quindi al secondo turno e sono 8 giocatori, quindi 8 giocatori a eliminazione singola, quindi dopo il primo round c'è il secondo e dopo il secondo se si ha la fortuna anche di passare quello si va alla finale. Per il momento nella mia lista ho deciso di includere il motore delle bestie mascherate, più che un motore è semplicemente l'evocare un mostro boss. E durante il deck building non mi è piaciuto troppo avere questi due mazzi perché sono in assoluto i mazzi con più mattoni e lo potete anche constatare da questa lista perché le fate già di loro, le loro power play consistono in evocare mostri grossi con Valhalla e devi sperare che non ti venga distrutta Valhalla anche. E bestia mascherata ha mo sì mostri con stazzi importanti e carte che aiutano i demoni, però comunque è difficile tirar giù la bestia mascherata. Però ho deciso che avevo bisogno di entrambi perché sapevo contro che mazzi andavo a giocare e perché conoscevo i mazzi dei miei avversari, perché avevo visto code, avevo visto i replay e robe. E quindi ho deciso che avevo bisogno di entrambi perché sennò il mazzo del mio avversario sarebbe stato troppo forte per me, quindi avevo bisogno di includere entrambi e sperare di non pescare troppi mattoni. Quindi passiamo alla lista per davvero adesso. Ho giocato le due bestie mascherate con la skill annessa, quindi la mia skill sarà quella per il momento e potete vedere che sto usando anche nella side l'altra skill in caso volessi cambiare, anche perché non c'erano troppe carte che volevo mettere nel side deck. Quindi abbiamo le bestie mascherate, poi abbiamo tre fate da evocare con Valhalla, che anche quella bisogna sperare di pescarla. Poi ho deciso di lasciare i mostri con gli effetti più forti e mettere i mostri anche con le stats più alte, perché è quello che si può fare con quello che abbiamo in questo torneo. Quindi ho tenuto Opticlops e quella fata lì che viene dal mazzo delle bestie mascherate, come avete visto nei replay. Poi Zolga, Kelbeck, Muro Illusorio e Salitore Notturno. E tutta roba per levare possibili problemi che il nostro avversario ci dà con i suoi mostri. Poi Angelo Scheletrico, Valhalla, la rituale per evocare le bestie mascherate, la maschera per le bestie mascherate e preparazione dei rituali, anche quella come Valhalla, bisogna sperare di pescarle in tempo, non nel momento sbagliato, perché noi vogliamo prendere le nostre bestie mascherate, evocarle e vincere, perché sono davvero forti, forti, anche se sono difficili da tirar giù. Poi abbiamo Nobiluomo dello Sterminio che ci fa levare una trappola ci fa levare una carta coperta dal terreno del nostro avversario, Magia Trappola, e se è una trappola la bandiamo. Poi abbiamo Ciclone Cosmico, Wabocco l'ho tenuta anch'essa, Rovine Diffuse, molto forte nel mazzo delle bestie mascherate, così come Maschera della Debolezza può essere utile, e Vento Perso. Poi le carte nel side non progettavo di metterle nel mazzo anche sideando, perché appunto, come vi ho detto, sapevo quello con cui andavo a giocare, e queste carte non erano così forti, cioè se non l'ho messa nel mazzo in un primo momento vuol dire che probabilmente non mi servivano neanche dopo. Quindi mostrandovi la lista che andrò a utilizzare nel secondo round dello YouTuber King of Speed Duel, chiudo la prima parte e ci vediamo al prossimo video che caricherò probabilmente poco dopo questo, in cui vi mostrerò il secondo round del torneo appunto. Ci vediamo al prossimo video.